Innanzitutto faccio presente che questo progetto di legge era stato predisposto da Yolanda Nanni. Grazie alla collaborazione con l'amico consigliere Giuseppe Polizzi, il lavoro fatto insieme alla comunità LGBT pavese, senza i quali non sarebbe stato oggi possibile arrivare a questo importante risultato. Sono quindi orgoglioso di poter dare seguito ad un progetto così importante. Questo progetto di legge è rivoluzionario per Regione Lombardia perché introdurrà tutele forti e una normativa stringente capace di creare una trasformazione culturale, perché è di questo che si tratta. Se osserviamo la normativa di molti paesi europei, e non solo quelli del nord Europa, ma anche Spagna, Portogallo, che sono molto vicini culturalmente all'Italia, ci rendiamo conto quanto il nostro paese sia arretrato. Quanto i diritti civili siano ancora oggi ostaggio di ignoranza e pregiudizi. È possibile colmare questo substrato di ignoranza e di pregiudizi attraverso l'informazione e la sensibilizzazione, ma non basta. Il gap italiano deve essere colmato introducendo leggi e normative capaci di tutelare i diritti che oggi sono oggettivamente non tutelati. L'articolo 3 della Costituzione italiana obbliga le istituzioni a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alla persona di realizzarsi. Questo progetto di legge va in questa direzione, vuole quindi combattere questi ostacoli e rimuovere le discriminazioni e i pregiudizi. Questo progetto di legge favorisce la non discriminazione nelle politiche sociali, in ambito scolastico e nelle politiche del lavoro e della formazione. È una legge a 360 gradi che allarga le competenze degli uffici regionali, come il Comitato per le Pari Opportunità e il Corecom, perché si attivino e siano vigili nelle politiche di non discriminazione. Tra i nostri obiettivi c'è anche quello di garantire pieno supporto e assistenza ai soggetti a rischio discriminazione in ambito sociosanitario. Questo strumento di legge migliorerà linguaggi e strumenti di Regione Lombardia perché siano finalmente privi di riferimenti discriminatori, stereotipi e pregiudizi. È un obiettivo che non possiamo lasciarci sfuggire. Per il Movimento 5 Stelle tutti i cittadini meritano uguaglianza e pari dignità, qualunque sia il loro orientamento sessuale e identità di genere.